¿Quieres escuchar buenas melodías? ¿Quieres escuchar buenas melodías? Watch me. Estás en el lugar indicado. Ahora te acompañamos con lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. Dije que te olvidé. Esto es Tardes de Música con Nadia Solán. Nadia Solán. A partir de ahora, solo te queda disfrutar. Bienvenidos. Bienvenidos. No mires el reloj, no quiero que la noche acabe. Se dice en el barrio que tienes un don de moverte, no pares. Que te gustó y aún no me atrevo. Dame una señal para perder el miedo. Piensas en mí como yo en ti. Habla claro, no perdamos más el tiempo. Báilame despacio. E buon pomeriggio, eccoci qua, ben arrivati a Tardes de Música in questo sabato 9 marzo. A farvi compagnia in questo pomeriggio, come sempre, al timone di Tardes de Música, Nadia Solange, e insieme a me non può mancare il notiziario delle Isole Eolie. Sempre conmigo. Dopo una mattinata all'insegna della pioggia è uscito il sole sull'isola di Panarea. Sì, perché Radio Zimari Web trasmette da Panarea, lo studio sulla spiaggia di Zimari. E tante notizie in questo programma, tanta bella musica e partiamo. Loro sono Santos, Dinel, Piso 21, Shadow con Bailame Despacio. Con quien bailé bajo la luna llena. Y es que tú deberías conseguir una manera de decirme para irme de aquí, de aquí, allá. Te juro muero de curiosidad. No sé cómo acercarme más a ti. Y aunque ya bailamos, quiero otra vez, quiero otra vez, quiero otra vez, baby, quiero otra vez. De aquí, de aquí, allá. Tiene 5 pies de altura, super petit, elite, mi first pick, actriz con los demás, pero para mí, Pamela, llegó tu Tommy Lee, estoy en un piso 21 haciéndote el remix, baila suave, pero sin quitarte el traje, salvaje de este viaje, no me baje, yo quiero recorrer todo tu paisaje, beber tu rebaje, de quítate conmigo, hámelo con coraje. Trae la toalla, vas a mojarte, tranquila que le llamamos arte. Despacito es más interesante. Y si soltija, mami, no tienes que complicarte. Báilame despacio, no mires el reloj. No quiero que la noche acabe. Dice en el barrio que tienes un don de moverte, no pares. Que te gustó y aún no me atrevo. Dame una señal para perder el miedo. Piensas en mí como yo en ti. Habla claro, no perdamos más el tiempo. Ay, mami, te estoy chequeando. Desde hace rato tú estás mirando, ubicando, pa' saber con quién ando, ya le estoy llegando. Yo tengo lo que usted anda buscando, pero dame una señal de mando. Y te juro que yo hago que la noche se ponga mucho mejor pa' usted. Todo lo que pida, todo lo que quiera, la voy a complacer. No tenga miedo, pégase de mi bebé. Aprovecha que te oscuro y vamos a desaparecer, que podemos pasar toda la noche de ahí a ahí. Sin nadie que se oponga de ahí a ahí. Solo tú y yo, bebé, dando de ahí a ahí. Y yo vengo por tenerte siempre conmigo. Siga lentamente y dime al oído. Sé que te gustó y aún no me atrevo. Dame una señal para perder el miedo. Piensas en mí como yo en ti. Habla claro, no perdamos más el tiempo. Ma, tú sabías. Piso 21, Shadow Blow, Santos, Dinel, Piso 21, este es el remix, Tiny, The Official Remix, Revolucionario, Dinel, Santos, somos los dueños de la mamá.
Bailame Despacio su Radio G Mariweb. E noi continuiamo ad andare avanti con la musica. Prossimo brano in scaletta per voi, Plan B e su un segreto. Yo nunca hay tu momento. Conozco tu debilidad. ¿Cómo hacer para envolverte? Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Sin que me hables, entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar. Momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento, tranquilito confiando en lo que creo, tu mente me llama y yo le contesto, mi mente te pienso con el deseo, la alimento, yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Es un secreto, de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía, es un secreto. Lo mismo te pasa a ti cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que lleva por dentro, sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami, pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mate, pero es perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Tu pala sensual, así te quiero ver, quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mate, pero es perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Tu pala sensual, así te quiero ver, quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. Es un secreto. Presencia. Estás en Radio Timari. E con Sebastian Shatra, Energia Bacana, andiamo così all'ultimo brano in scaletta prima di partire con le notizie del notiziario. Per voi, Sebastian Shatra, Energia Bacana. Yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me besas, ey, sube a mi cabeza, ey, tú me desestresas, como una cerveza, ey. Tú tienes una energía que está bacana, tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes manas, si antes de ser tu novio yo fui tu pana. Tú das ganas de darse la bendición, tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír tú eres la razón, ya todo está bien, ey, y ahora estoy mejor. Yo voy subiendo y tú eres mi escalera, voy a tocar el cielo o eso pareciera. Como si de otra vida yo te conociera. Con la forma en que me ves, me das paz y me das ex. 28 y 23, ey, cero drama, cero estrés, yeah. Yo le pongo la canción, ey, ella le pone su Guantanamera. Saben cuál es su misión, está más buena por dentro que por fuera. Y por fuera la más linda, pero ella nunca se entera.
chimba que tú me quieras, qué chimba lo que me espera, ey. Tú tienes una energía que está bacana, tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas. Si antes de ser tu novio yo fui tu pana. Tú das ganas de darse la bendición, tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír tú eres la razón. Ya todo está bien, ey. Y ahora estoy mejor, y ahora estoy mejor. Quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimari Web, la tua radio. Navia Solaris, è il notiziario delle isole Eolie, con le notizie delle Eolie e non solo. E dal notiziario delle Isole Eolie di questo sabato 9 marzo troviamo prima pagina filo bussando. Il mondo al contrario. Continuano le dimissioni del sistema di trasporto pubblico a mezzo filovia, che per anni è stato il mezzo di trasporto pubblico e anche principali in molti luoghi d'Italia. L'Europa in particolare va nella direzione della mobilità green e l'Italia continua a fare un passo indietro e dismette linee storiche ed ecologiche. Il futuro è l'elettrico, infatti entro il 2030 un'auto su sette sarà elettrica e proprio prendendo spunto da ciò la mobilità sostenibile sarà al centro. Non dovranno mancare i trasporti alimentati a batteria e con corsie preferenziali in connessione con il parcheggio di interscambio. L'aspetto importante è quello economico. Negli anni passati però sono state spesi soldi a palate per l'adeguamento delle rotonde stradali, perché i filobus, avendo le aste, non avrebbero potuto circolare. Oltre al valore economico c'è quello storico. Il filobus rappresenta un segno distintivo. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Controcorrente eoliana al lavoro. I milioni di euro che ormai sbarcano giornalmente alle Eolie sono uno stato di necessità perenne per le isole che hanno bisogno di dare lavoro ai propri abitanti. Vista l'alta media di bisognosi che vive nelle sei isole, Panarea esclusa, sarebbe utile fornire la percentuale dei lavoratori eoliani, compresi i professionisti che fanno parte degli appalti. Lipari è comune, dalla rubrica Totò io pago per Sottomonastero per i lavori di subappalto dalla ditta Castro Vinci Bella Marra. Contratto di appalto per i lavori di ampliamento dell'esistente banchina di Sottomonastero di Lipari, realizzazione di un'area destinata all'ormeggio della marineria per la vendita del pescato fresco e zona di allaggio avaro. Autorizzazione al subaffidamento della ditta Belmar dell'ingegnere Mauro Bellino dalla società Castro Vinci Costruzione di Brolo con una spesa di 10.000 euro, un finanziamento di 948.000 euro con ribasso del 12%. Il presidente Schifani: riapriremo le terme di Sciacca e Acireale. Alle Eolie si protesta perché non si inserisce anche lo stabilimento di San Calogero di Lipari,
che risale sin dai tempi dei Romani ed è chiuso da 50 anni. Terme di Sciacca e Acireale, il presidente della regione Renato Schifani, al via le procedure per raggiungere alla riapertura. Alle Olie è subito protesta, qui dicono gli isolani, abbiamo le terme di San Calogero chiusi da 50 anni, risalgono ai tempi dei Romani come quello di Bormio, che tutto l'anno è invasa da turisti di qualità e hanno la stessa stanza sudatoria. La nostra Tholos è il periodo miceneo ed è la più antica del Mediterraneo. Anche Daniela Giuffrè, presidente dell'associazione Future Olie, rincara la dose. Ho saputo dall'ultima beffa contro gli oiani, quella di Schifani che fa delle concessioni e promette aperture solo alle terme di Sciacca e a Cirreale. Ma perché le nostre terme non sono nemmeno prese in considerazione dalla politica? Se ne dimentichiamo oppure neanche le nominiamo. Avete notato che solo le proteste fanno sbloccare ciò che è giusto e che ci spetta? Ciò che dovrebbe fare bene alla nostra fragile economia. Lipari, da Pantelleria alle Olie dal mese di aprile. In arrivo il nuovo traghetto della Siremar Nerea potenzierà i collegamenti da Milazzo per le sette isole. Dopo essere stato varato dai cantieri Sefin per l'azienda italiana Caronte Touris ed essere stato impiegato da alcuni mesi nell'altra isola siciliana, adesso farà rotta per l'Arcipelago di Lipari. Il traghetto, lungo 109,95 metri e largo 19,5, trasporterà 800 passeggeri oltre a 115 veicoli. Sul traghetto vi sono anche cabine letto per passeggeri disabili e malati. Inoltre a poppa è posizionato un unico ponte automezzi alto 5 metri per lo stivaggio di merci pericolose, alimentato da motore ibrido diesel elettrico e alimentato da 4 motori a doppia alimentazione. È in grado di raggiungere la velocità di 16,5 nodi. Inoltre l'aggiunta di 2 eliche di prua aumenterà la manovrabilità del traghetto nei piccoli porti delle Eolie. Il male, la commedia, i dubbi, gli alloggi dell'accoglienza, traditori e traditi, cambio e cambiamento, la facilità e la difficoltà, l'arte senza diversità, la disabitudine, Milazzo, le donne, il lavoro, questo e tanto altro nella video intervista di Gennaro Leone ad Alessio Pracanica. Lipari è partita la campagna per aiutare le famiglie più bisognose. Grazie alla collaborazione di Notiziario Eolia e volontari della Croce Rossa di Lipari ed esercenti che hanno accettato di buon grado l'invito a conferma che il cuore degli eoliani è grande, continuano le consegne. Oggi, grazie a Lo Diciamo, all'imprenditore Simone Messina, partner del supermercato Danieri del dottor Livio Munafo, che ha consegnato pacchi di frutta e verdure ad alcune famiglie liparote. Isole d'Italia, acqua bene comune ma caro prezzo. E quanto emerge dalla presentazione presso la sala stampa della Camera dei Deputati dello studio costi ambientali ed economici della desalazione con una case studi delle isole minori siciliane. Dallo studio si apprende che il costo medio di produzione di acqua disalata da impianti fissi è di circa 12 euro. Gli impianti di Lipari e Lampedusa consumano poi energia per 2,8 milioni di euro all'anno, con costi totali di gestione annue che superano i 12 milioni di euro per produrre 1,5 milioni l'anno di acqua, mentre lo scarico concentrato di Salamoia in un punto fisso vicino alla costa sta provocando la distruzione degli ecosistemi marini nell'area di sversamento. Alfonso Pecoraro Scagno, presidente della Fondazione Univerde. (Musica)
primi due giorni per iscriversi al corso di riconoscimento delle erbe spontanee Mangherecce, che si terrà lì per il 16 e il 17 marzo, due giornate in compagnia di Alfonso La Rosa, esperto botanico che ci guiderà in un viaggio attraverso la tradizione della raccolta delle erbe spontanee con l'approccio scientifico per un giusto riconoscimento delle specie. Milazzo Lipari Palazzi in corso di Salvatore Leone. A Milazzo si pensa di risanare l'ex area di Molini Lopressi trasformandola in un hotel a 5 stelle con auditorium da 1200 posti e chissà quanti posti auto gratuiti per chi transita per le Olie. A Lipari ancora si continua a parlare, discutere e fantasticare su come ristrutturare il vecchio palazzo dell'AS di Messina, angolo prof. Emanuele Carnevale con Vittorio Emanuele. Un palazzo con oltre 50 anni di abbandono e vissuto dai ratti affini, con grossi problemi igienico-sanitari che si affacciano sulla via principale di Lipari. Applicando al regolamento edilizio si potrebbe sollecitare al proprietario dello stabile a renderlo decoroso, un grosso problema per la cittadinanza pienamente trascurato da chi di competenza che dimentica questa situazione pensando al post-ombra da tassare. Cassazione, sentenza e ordinanza di interesse pubblico per trasformare il garage in spazio abitativo serve al permesso edilizio. Il Consiglio di Stato si è occupato di una vicenda che ha riguardato la sanatoria edilizia effettuata in due tempi dal proprietario di una villetta in un comune dell'Emilia-Romagna, il quale ha approfittato di due finestre del condono edilizio per realizzare vari interventi. Uno di questi interventi, la trasformazione di un garage in una tavernetta, è stato contestato dal comune in quanto nuovo e diverso rispetto a quanto dichiarato, il cambio di destinazione d'uso da garage a tavernetta. E non ce l'ha fatta Antonio Caristi, l'ottantenne investito a Messina da un'autovettura il 19 febbraio scorso mentre attraversava la strada su via Consolare Pompea all'altezza di Sant'Agata. L'anziano è morto nella rianimazione dell'ospedale Papardo, dove era ricoverato. Il pedone, centrato da una Chevrolet Matiz condotta da un 67enne, era stato valsato da una ventina di metri di distanza dal punto dell'impatto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. L'88enne è stato trasportato in ambulanza al Papardo in codice rosso. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la sezione infortunistica della Polizia Municipale. Sull'incidente la procura ha aperto un fascicolo indagando il conducente dell'auto, che ora dovrà rispondere di omicidio stradale. Si tratta del terzo pedone ucciso a Messina in poche settimane. Il 14 febbraio un uomo di 84 anni è stato investito su viale Boccetta, quindi poi la suora di 82 anni travolta in via Cesare Battiste e infine oggi il deceso di questo signore di 88 anni di Sant'Agata. Tre cavalli tenuti in condizione non idonee nel cortile di un'abitazione in un garage sono stati sequestrati dalla polizia durante controlli nello storico rione di San Cristoforo di Catania. I proprietari, un uomo di 73 anni e uno di 51, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. L'AS valuterà se ci sarà la somministrazione di sanzioni per eventuali illeciti amministrativi. I controlli sulle stalle abusive, eseguiti in esecuzione di una specifica ordinanza del questore di Catania, sono stati effettuati da agente del commissariato di San Cristoforo e della squadra a cavallo e cinofili, con l'ausilio di personale veterinario dell'ASP.
Nel 44esimo giorno consecutivo dell'istituzione del presidio permanente di protesta sullo scorrimento veloce Sciacca Palermo, in contrada Gulfa gli aderenti al movimento spontaneo degli agricoltori oggi hanno tenuto una nuova assemblea. Sul posto sono giunti anche alcuni degli 11 sindaci del compressorio, i quali 10 giorni fa hanno sottoscritto una richiesta al presidente della regione Renato Schifani e all'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino a raggiungere i manifestanti. Fino ad oggi delle istituzioni regionali non è arrivata alcuna risposta, dice Gaspare Lamarca, portavoce dei manifestanti. Ne siamo profondamente delusi, ma noi non ci rassegniamo. La nostra protesta continua, il nostro è un settore che non produce più reddito e non sono certo le blande misure fiscali o quelle sulla limitazione dell'utilizzo di fitofarmaci che possono darci le risposte che chiediamo. Noi abbiamo bisogno di provvedimenti straordinari a partire dal prezzo minimo garantito. Allevatori e produttori agricoli hanno annunciato la loro partecipazione ad una grande manifestazione di protesta in programma a Palermo il prossimo 24 marzo. Insieme agli agricoltori ci saranno anche le rappresentanze del mondo della pesca, anche questo un settore che sta attraversando una profonda crisi. Sono 33 i medici dell'ospedale Umberto I di Enna a cui la Guardia di Finanza ha notificato un avviso di conclusione indagine per truffa per aver timbrato i propri cartellini secondo l'accusa, oltre le ordinarie ore di lavoro. Sono dei reparti di anestesia, rianimazione, chirurgia e ortopedia. Da eroi del Covid a ladri. Prestano anestesisti e rianimatori 10, dei quali ieri hanno avuto la visita della Guardia di Finanza. Dal prossimo lunedì annunciano che sospenderanno le prestazioni aggiuntive che hanno permesso nel 2023 di effettuare 4.100 interventi chirurgici. Tra queste prestazioni aggiuntive ci sono, oltre alla sala operatoria, le guardie attive di rianimazione, di emergenza-urgenza, di terapia del dolore, di nutrizione artificiale e quelle del vascular team e delle parto analgesia. Secondo i medici, di timbratura dei cartellini al di là delle ore di lavoro, che secondo l'accusa avrebbe consentito loro di guadagnare stipendi molto più alti, sarebbe stata necessaria per fare in modo che, nonostante l'organico di 14 unità a fronte di 25 previste, si riuscisse a soddisfare le richieste dei pazienti. Con l'organico in atto presente saranno garantite esclusivamente la guardia attiva di terapia intensiva rianimatoria e la guardia attiva per la gestione delle urgenze di emergenza extraospedaliera, e scrivono in un documento. Saranno inoltre assicurate complessivamente, da dividere tra le diverse branche chirurgiche, solo 10 sedute operatorie settimanali, anziché le 27 assicurate sino ad oggi, con grave sacrificio personale di ogni singolo anestesista. I medici infine si scusano con la popolazione per i disservizi che questa decisione provocherà e sottolineano che tutto quello che hanno fatto è stato concordato preventivamente con l'amministrazione dell'ASP. Así pasaron las noticias destacadas del momento. Esto fue el noticiario de Le Isole e Olie con Nadia Solans. Ed è con quest'ultima notizia che, con le notizie del notiziario, per oggi abbiamo finito. Vi ricordo che li potete approfondire e ascoltare le interviste di Gennaro Leone andando su notiziarioolie.it e su gds.it. E noi salutiamo così il notiziario delle Isole Eolie e partiamo con la seconda parte di Tardes de Musica. Per voi, Wisin, Pedro Capo, y Malasha. Así como tú y yo nos queremos.
renuncio al trabajo, me quito, peleo con leones, cometo un delito, prefiero la vida sea a tu ladito, porque tienes todo y no puedo dejar de quererte así, así como te quiero. Gustosa sull'isola di Panarea? Scegli il bar Lisca Bianca, il luogo perfetto per deliziare il palato con sapori autentici e rinfrescanti. Situato nell'incantevole arcipelago delle Isole Eolie, il nostro locale offre una varietà di prelibatezze per soddisfare ogni desiderio. Inizia la tua giornata con una dolce colazione accompagnata da una gustosa granita, fatta al momento, con frutta fresca e ingredienti genuini. A pranzo o a cena, concediti un'esperienza culinaria unica nel nostro ristorante che propone una cucina tipicamente eoliana. Assapora piatti tradizionali preparati con maestria, utilizzando ingredienti locali di altissima qualità. Nel pomeriggio, rinfrescati con un cremoso gelato fatto in casa. Scegli tra una vasta gamma di gusti autentici e fatti a mano, realizzati con ingredienti freschi e naturali. E quando cala il sole, immergiti nella magia del nostro cocktail bar Banacalì, dove miscelazioni creative e raffinate sono il nostro fiore all'occhiello. Vieni a vivere un'esperienza culinaria unica al bar Lisca Bianca. Siamo pronti ad accoglierti con un sorriso e a deliziare i tuoi sensi. Passa da noi oggi stesso, il bar Lisca Bianca, dove i sapori delle olie prendono vita. Radio Zimmari Web batte forte sempre. Con la sua particolare struttura che accompagna la montagna, l'hotel Raya offre delle camere con grandi terrazze, con un panorama unico. Al Raya siete voi i protagonisti, indossando gli splendidi abiti costellati di boila e razze. Nell'isola più chic delle Eolie, l'aperitivo al Raya è un'esperienza unica. Una terrazza su un angolo di mondo, dove si può ammirare il tramonto, accompagnato dal DJ set assaporando drink originali. Le nostre terrazze sono pronte ad accogliervi per una cena al lume di candela, proponendo piatti della tradizione in chiave moderna. Ma il Raya è anche musica e divertimento, con la sua discoteca sul mare, dove potrai ballare sotto le stelle. E dopo Banacalì e Raya, continuiamo ad andare avanti con la musica. Arriva per voi Manuel Turizo, La Baciata, Gente de Zona, Por Ahí, My Towers, La Falda. E ci ritroveremo in studio con Sione Lennox e Nicky Jam con Mi Tesoro. Memoria, me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores. Te hagas lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieras. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría
demasiado. Para que la cintura se te parta. Me he esforzado en mandarle mensajes bonitos a la nena y parece que me ha funcionado. Por ti me mandó una fotico de esa caliente y yo dije a la va. Me mandó el location. Randy, que está sola en casa. Arrancó en un beso. ¡Olé! Y por fin entré por ahí, por ahí. Y le di lo que se merece. Este por un weekend, fueron varios meses. Por ahí, por ahí. Lo que tengo con ella es cosa de loco, es más que una enfermedad. A ella le gusta lo que le doy y a mí me gusta lo que me da. Tiene su encanto y eso me provoca. Me gusta tanto, pero está muy loca. Randy Max, me mando en lo que he hecho. Que está sola en casa. Por ahí, por ahí. Mami, si tú eres mala, te juro que soy peor. Me pide la receta como si fuera un doctor. Tú y yo tenemos una enfermedad que no te cura y no te cura. Y me lo pide como Rosalía, con altura, con altura. Hey, de eso. Mami, me mando el location, que está sola en casa. Se merece por ahí, por ahí. Fueron una y varias veces. Si quieres mala, no parece. Este por un weekend, fueron varios meses. Por ahí, por ahí. Y por fin entré. Yo te lo dije. Afloja, papi, y dale la prueba pa' que se fije. Y por fin entré. Me entré. Lo disfruté. Y por fin entré. Me enamoré. Y al final me quedé. Ay. Full Harmony. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a las demás inseguras. Ella a mí me desconfigura. Mezcla lo sensual, la calle y la finura. Cuando quiere no disimula. El papá a la calle se bebe y se fuma. Quiere un tipo que la presuma. Su burri heavy, güey, el jacuzzi con espuma. Chingando, escuchando a Peso Pluma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días. Ahora es cuando se pueda. Y de la uni la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferta pa' que se lo cae. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rato. Extrema sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin querer la toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda.
más. Te juro, no sé cómo explicar lo que siento. Lo que siento. Yo sé que soy tu otra mitad. Tesoro con Sione Lennox e Nicky Jam, come vi avevo promesso, siamo ritornati in studio. Andiamo così al penultimo brano in scaletta di questa tarde di musica. Dopo tante notizie e tanta musica, per voi lo le indico che vedo è il tonto. Pero insisto que yo me enamoré de tus gritos, de las fotos que subes sin filtro y como perrea en la disco. Te tapo los ojos como el beatbox y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho. Esta noche vas a tocar el techo y yo le mando a darle como es. Y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la deja. Solo quieres saber cómo pudo curarte. Yo sé que la viste, el Gucci que le regalaste, puesto pa' salir conmigo, baby. Ey, para no pensarte. Cuento botellas, no cuento amante. Bailando reggaetones de antes. Junto a mi nena, sigo en el ring, en este combate. Dice que no, yo sé que lloraste. Tú fuiste el tonto que me dejaste. El tonto que la dejaste. ¿Cómo pude borrarte? Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste. En Spotify, Spreaker y YouTube, Radio Timari. Bio música. Radio Timari. E sì, come vi ha detto la voce, vi ricordo che potete ascoltare la live.
se siete arrivati all'ultimo o le live che comunque vi siete persi in questi giorni andando su Spotify, su Speaker e su YouTube. Noi siamo arrivati ai saluti di Tardes de Musica. Vi ricordo che subito dopo trovate Sasà con il suo Sunset, quindi restate collegati su Radio Zimariwan. Io vi ringrazio come sempre e vi rinnovo l'appuntamento a domani pomeriggio. Adesso vi lascio a Wisin Xiaomiko con Señorita. E io vi aspetto domani. Hasta mañana. Gracias. Chao. Ese chistro se te ve muy delicioso, my goodness. Y yo me prendo, tú pa' atrás y yo aquí recibiendo. Ese culo ni con reverendo lo reprendo. Ella quiere conmigo y yo la tengo. Dale piloneo, mami, que de ti yo aprendo. Si mira así, yo no sé si voy a poder aguantar esta cara. Vámonos de aquí. Ya tú me traes loca, loquita y tu cuerpo me incita así. No, yo quiero verte. Señorita, yo te quiero ver pelear. De noche te apunto. Sei sulle onde, verso l'isola di Panarea. Allora sei sulla rotta giusta. Allora sei sulla rotta giusta. Non ti resta che accendere Radio Simari Web e navigare con la musica verso la Baia di Simari. Ad aspettarvi Nadia e Sasà. Nadia e Sasà.